specializzato nella produzione di patatine fritte surgelate, ha un nuovo magazzino innovativo per lo stoccaggio della merce nel polo produttivo di San Pietro in Casale. Questa mattina di inaugurazione per noi c'era Sara Scheggia. Un investimento da oltre 50 milioni di euro che realizzerà a San Pietro in Casale, provincia di Bologna, il sito produttivo di patate più grande dell'Europa del Sud. Dopo un anno di lavori apre i battenti il nuovo polo logistico dell'azienda Pizzoli, leader italiano nella produzione e nel confezionamento di patate fresche e surgelate. Un magazzino automatico con celle frigorifere, gestito da robot e nastri trasportatori ad alta tecnologia. È il primo passo del progetto totale che sta riconvertendo il vecchio zuccherificio Sfir, che sorgeva in quest'area di 180.000 metri quadri, area che in 4 anni ospiterà il nuovo comprensorio produttivo dell'azienda, fondata nel 1926 e ancora a conduzione familiare. Questo è un sito produttivo che comporterà certamente una triplicazione dei volumi e quindi ci sarà sicuramente direttamente un aumento dell'occupazione, ma il grosso, ovviamente, le ricadute occupazionali saranno nel mondo dell'indotto e soprattutto in quello agricolo. Pizzoli, 170 dipendenti, ha da sempre la sede principale a Budrio e un altro stabilimento a Baricella, siti che, una volta completata l'area di San Pietro in Casale, ospiteranno produzioni di nicchia. Grazie a 3 generazioni di imprenditori, l'azienda ha saputo valorizzare un prodotto povero, la patata, tipica del bolognese. Solo nel 2016 ha fatturato 80 milioni di euro, crescendo del 10%. Presenti al taglio del nastro tante autorità, tra cui il presidente della regione Stefano Bonaccini. Questo è un esempio, una bella esperienza di come il territorio abbia imprenditori che investono sul capitale umano, investono sulla loro capacità di innovare. Soddisfazione infine è stata espressa anche dal presidente di Unindustria, Alberto Vacchi. Qui c'è veramente tutto, c'è riconversione di un'area dismessa, non si è sottratto altra area al territorio. In questo caso specificamente poi abbiamo la somma di tutta quella serie di atteggiamenti positivi che l'industria è giusto che abbia nel prossimo futuro.